Ciao bambini, come state? Sono sempre io, la maestra Katia. Oggi sono qui per farvi vedere di nuovo il gioco di Hervé Tullet, disegna. Ve lo ricordate? L'abbiamo già fatto una volta. Ma oggi voglio pescare delle altre carte e vedere quanto siete degli artisti meravigliosi. Ricordatevi, per questo lavoro serve solo un foglio, bianco, colorato, come volete. E tanti colori, ma soprattutto un po' di fantasia. E ad aiutarmi ci sarà Maddalena. Ciao! Siete pronti? Allora, pennarello, la prima carta che ho pescato sono le linee spezzate. Tante bellissime linee spezzate di tanti colori. Guardate che belle. Un po' di fantasia, un po' di creatività e il nostro quadro verrà bellissimo. La seconda carta che peschiamo è la spirale. Prendiamo un colore e facciamo una bella spirale, bella grande. E poi con lo stesso colore ne facciamo una piccolina. Adesso cambiamo colore e ne facciamo un'altra. Bellissime queste spirali. E la terza carta che peschiamo sono i fiori. Maddalena, voglio vedere dei bellissimi fiori. Anche voi bambini, eh? Fiori rotondi, tulipani, fiori a cerchietto, fiori a puntini, girasoli, rose, tutti i fiori che conoscete. Di tanti colori, perché più li fate colorati, più diventeranno belli questi fiori. Vedete un po' come stanno diventando carini? Questa deve essere una rosa. Anche le spine. Un ultimo fiore. E la prossima carta è la pioggia, ma una pioggia pazzerella, eh? Non voglio una pioggia azzurra, voglio una pioggia verde, gialla, blu, rossa, tante goccioline di pioggia. E cosa serviranno? A bagnare i nostri fiori, così cresceranno ancora più belli. E la prossima carta è la carta degli scarabocchi. Ma li sapete fare voi, gli scarabocchi? Scarabocchi un po' pazzi? Scarabocchi colorati di tutti i colori. Scarabocchi matti. E l'ultima carta che peschiamo sono i riccioli. Adesso dove trovate degli spazietti liberi, fate tanti riccioli, tanti modi diversi. Cambiate tante volte colore, perché vedrete che più colori userete e più il vostro quadro sarà quello di un artista. Ed eccolo qui, adesso ve lo giro. Avete visto che bello? Ma adesso voglio vedere i vostri. Mi raccomando, mandatevi tutte le foto dei vostri lavori. Ciao bambini, a presto! Ciao!